Il 15 settembre del 1993, padre Pino Puglisi veniva assassinato nel giorno del suo compleanno davanti il portone della sua abitazione. Un martirio che ha scosso le coscienze di Brancaccio e che fece capire quanto la forte e potente mafia era stata resa debole dalla semplicità e dalla forza d'animo di quell'umile sacerdote che attirava a sé i giovani nel nome del Vangelo e della giustizia. Il beato Puglisi ha lasciato una traccia indelebile della sua missione e sono tante le testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto, come il giornalista Roberto Mistretta, che nel suo libro Il miracolo di Don Puglisi racconta un episodio particolare. Nel 20° anniversario dell'assassinio di Don Pino sono venuto a conoscenza di una storia particolare, nel senso che Don Pino aveva salvato uno di questi ragazzi di Brancaccio da quella che sarebbe stata la vita mafiosa. Ho voluto quindi raccontare la storia perché è davvero un miracolo, perché così lo definisce Giuseppe Carini, questo è il nome del ragazzo. Dico il nome perché adesso non è più il suo nome, in quanto ha dovuto lasciare la Sicilia, ha dovuto abbandonare la propria terra, perché noi sappiamo che quando si sfida la mafia purtroppo non siamo tutelati al 100% dallo Stato. Ecco, Giuseppe Carini ha fatto una scelta di vita dopo aver conosciuto Don Pino, quella della legalità, e per questo ha pagato un prezzo molto alto. Però questo è il miracolo di una vita vissuta all'insegna del Vangelo, all'insegna della dignità umana e non purtroppo del disonore che è quello della mafia. Mistretta, nei suoi scritti, parla anche del beato Rosario Livatino, un altro martire di mafia che con padre Pino ha avuto tante cose in comune nella lotta per la legalità. Quando venne il Papa ad Agrigento, che fece quella famosa omelia di cui tutti ricordiamo le parole dementi, quando disse: pentitevi, verrà un giorno il giudizio di Dio, e per la prima volta un Papa osò dire la parola mafia in pubblico. Ecco, Don Pino aveva mandato i suoi ragazzi a dire: andate a vedere il Papa che dirà messa. Il Papa disse quella famosa messa, quelle famose frasi dopo aver incontrato i genitori di Rosario Livatino. C'è tutta una storia che sarebbe troppo lunga sintetizzare. Ecco, cosa accomuna questi due beati? Li accomuna il fatto che si sono spesi per la propria terra, per la nostra Sicilia. Loro volevano affermare una vita diversa da quella del malaffare e lo facevano come esempio non solo di vita ma anche di professione, espletando ogni giorno quella che era il loro modo di essere alla luce del Vangelo. Ecco perché sono stati beatificati.